Valdoligo è una cittadina di 8.400 abitanti in forte trasformazione urbanistica. A Valdoligo è in costruzione la piattaforma antifondali che avrà fondali più profondi di tutto il Mediterraneo e quindi Valdoligo si candida ad essere la prima porta della Via della Seta per il Nord Italia. Valdoligo, come tutte le cittadine della Liguria, ha dei grossi problemi di tipo idraulico. Ha scelto di partecipare ad ADAPT e si è aggiudicato un finanziamento per poter studiare e mettere anche in pratica alcune azioni che gli consentono di andare a migliorare questa situazione. L'azione pilota che il Comune di Valdoligo ha scelto di fare è ubicata nelle scuole elementari Don Peluffo, che si trovano in zona rossa, quindi ad alto pericolo di esondabilità, e consiste nella porre in opera della pavimentazione drenante nel cortile di queste scuole in luogo di un asfalto attualmente esistente. L'obiettivo è quello di favorire una permeabilità del terreno e quindi di diminuire l'apporto di acque meteoriche alla rete delle acque bianche in zona.